Vincenzo, partiamo proprio dall'inizio. I cavalli, l'ippica è una passione di famiglia, ma quando hai capito che questa sarebbe stata la tua strada? E poi ti chiedo anche proprio l'inizio, quando hai fatto il corso allievi? Ma ti dirò, tutto è partito comunque, avevo una famiglia già avviata in questo ambiente, a partire da mio nonno che comunque lui aveva le carrozze, perché negli anni 50 si usavano girare con le carrozze, allora le macchine se le potevano permettere in pochi. E quindi mio nonno aveva le carrozze a Napoli e le fittava per fare girare, insomma, le persone e fare in modo che potevano visitare la città più bella del mondo. Per me è la città più bella del mondo. E da lì ha preso la passione mio padre e io ero ereditato da lui. Ecco, ma il corso allievi, ti chiedo proprio l'inizio della tua carriera, com'è stato? Ma ti dirò, io sono partito per il militare, ho fatto il militare io, nell'aeronautica, e quindi era proprio l'anno che ero partito come allievo, quindi ho perso, diciamo, un anno. E, sono rientrato, avevo fatto pochi corsi, poi sono rientrato e per mia sfortuna mio nonno stava per venire a mancare. E ho vinto proprio la prima corsa il giorno che lui è morto. E quindi per me è stato, perché lui ci teneva molto a vedermi vincere, è stata una forte emozione. Ci vuoi dire brevemente com'è stata la tua prima vittoria? Ma c'era mio zio che aveva preparato sto cavallo, si chiamava Mandante, e disse vicino a me, disse: non ti preoccupare che te la faccio vincere io la prima corsa. E così è stato. Così è stata una bella corsa, sai, l'entusiasmo adesso. L'unica nota negativa è che proprio quel giorno è venuto a mancare mio nonno. E ripercorriamo le tue vittorie importanti. Ma sicuramente sono i due derby di Macho Games e Olona Key, sono state le corse più importanti. Però non disdegno nemmeno le altre, perché ne ho vinto abbastanza. Il cavallo su tutti per me è stato Look MP, che mi ha dato grandi soddisfazioni, mi ha permesso di girare un po' in Europa, andare in Francia, andare in Svezia, poi un cavallo che aveva una scuderia, quindi ci ha dato una doppia soddisfazione. E niente, la mia vita da driver, l'apice l'ha raggiunta nel momento in cui ho vinto il mio primo campionato Under 31, che lo facevano al Garigliano, il primo anno che si faceva questa manifestazione, e l'ho vinta. E c'era la wild card per partecipare al campionato italiano guidatori, e l'anno dopo ho vinto il campionato italiano a solo l'età di 26 anni, quindi giovanissimo. Sì, è stata una grande soddisfazione quella lì. Io sono in cerca di un cavallo importante, quello che mi possa far girare in Europa, magari fare una puntatina in America, perché vedi, sì, vinci ogni giorno che vinci è un'emozione, perché ogni qualvolta vinci una corsa è una forte emozione, però ci sono altre emozioni, e quelle là io voglio vivere, quelle dell'estero. In Italia ho vinto tanti gran premi, ma comunque avere dei cavalli buoni a disposizione per poter partecipare da protagonista, comunque sono sempre delle belle emozioni. Invece c'è una vittoria che hai ottenuto qui a Cesena che ti è rimasta particolarmente impressa? Ma sicuramente ho guidato una cavalla simpaticissima, che poi si è dimostrata una cavalla anche da anziano buonissima, Tamori Rock. C'è una corsa che ti sembrava impossibile vincere, o comunque c'erano pochissime prospettive, e alla fine invece hai vinto? Ah, te ne potrei raccontare tante, tipo il derby con Macho Games, Look MP, il Gala del Trotto, che c'era Lisa America, Irving Rivarco, tutti i cavalli molto nominati, ma lui era l'estremo outsider, era pagato 90 e invece ha vinto. Vogliamo parlare anche di un periodo, diciamo, non proprio al top, però si dice che anche nei momenti più difficili, diciamo, è proprio lì che spunta la luce. Sei stato fermo dei mesi, poi sei tornato e hai fatto un secondo posto al derby. Sì, in effetti ero salito qua al nord, sono salito 4 anni fa, e ero salito con la prospettiva di guidare in più i gran premi, e quando sono arrivato subito c'è stato un buon momento. Infatti
ho vinto in un anno quasi 10 Gran Premi e con la Tamuri Rock, United Rock e altri cavalli, diciamo, ti dico su tutti, i primi su tutti questi qua, e la famiglia Doc Rock mi hanno dato questa possibilità. E da lì poi al mese di dicembre mi è arrivato un appiedamento di circa 8 mesi, che ti ripeto, ho pagato per una cosa che non ho commesso, però queste sono altre storie. E sono stati mesi duri, ti dico la verità. Per me che guido tutti i giorni, stare a piedi 8 mesi non è stato facile. Che progetti hai per il futuro? Ma diciamo che si sono aperte abbastanza molte finestre, e tra cui la nuova collaborazione con Tiberio Cesare, che c'è un bel parco puledri, abbiamo fatto una fusione, quindi abbiamo un po' di cavalli, e io spero in un futuro abbastanza positivo.